Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wrist Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Oggi si parla di un orologio importante. Andiamo a parlare di Zenith, uno dei brand forse più amati tra noi appassionati di orologi. Il modello che mi è arrivato in prova per questa recensione è un Captain Power Reserve, un modello, una referenza non più in produzione da qualche anno, ma molto bella, che ha secondo me ancora la sua nicchia di mercato, sia nel grey market che nel mercato dell'usato. Volevo ringraziare Luxiente, il sito che vende orologi, che mi ha inviato in prova questo esemplare per la recensione. E ragazzi, andiamo a scoprirlo. È un orologio dal nome importante, dall'estetica e dall'appeal che certo chiama al mondo del lusso. A voi il video. Ah, Zenith. È dai tempi della recensione del mio Il Primiero che non ve ne parlo. Finalmente, direi, ne ho un altro tra le mani da mostrarvi. Il modello, in particolare, è il Captain Power Reserve, orologio uscito di produzione solo qualche anno fa. Volevo parlarvi brevemente di Luxiente prima di cominciare, la realtà, il sito che mi ha prestato l'orologio e che lo vende. Si tratta di un sito che vende vari articoli, da gioielli ad accessori, ma qui si parla naturalmente di orologi. Da loro potrete trovare una gran varietà di brand anche prestigiosi e offrono vari servizi, come l'acquisto rateizzato fino a 15.000 euro e, molto importante, una garanzia aggiuntiva di 2 anni più 1 per quanto riguarda il movimento. Ecco, contattandoli direttamente in via privata su WhatsApp, come indicano direttamente loro sul sito, è possibile non solo avere un'offerta personalizzata e ben competitiva, ma è anche possibile richiedere orologi non ancora presenti sul sito. Quindi, se siete alla ricerca di un esemplare, di un orologio in particolare, e non riuscite a trovarlo altrove, chiedete direttamente a loro. Sul sito trovate prezzi già scontati dai listini delle Maison, ma vi lascio comunque in descrizione un ulteriore codice sconto del 5% su tutto, quindi andate a dare un'occhiata. Per concludere, spediscono in tutto il mondo in tempi veramente brevi. Come avrete capito dal nome o anche solo guardandolo, la complicazione che caratterizza e che arricchisce questo orologio, sia esteticamente che concettualmente, è la riserva di carica, un elemento che può tornare veramente molto utile anche su orologi automatici come questo qui. Citando Marco Beltrandi, anche lui youtuber che stimo e saluto, su un orologio automatico tendenzialmente non abbiamo la possibilità di capire con precisione qual è il livello di carica, diversamente da un carica manuale quando viene caricato fino in fondo, proprio con la corona. E questo può minare la cronometria stessa, la precisione. Dovete sapere che tutti gli orologi meccanici tendono ad andare meglio, proprio a livello di precisione, in base al livello di carica, più sono carichi. Quindi, correggendo il me del passato, anche su un automatico la riserva di carica ha assolutamente il suo senso. Inoltre, dal punto di vista estetico e di appeal, è innegabile quanto una complicazione di questo tipo dia un senso di lusso, di premium, all'orologio stesso. Ci troviamo di fronte ad un classico dress watch moderno, come ho detto già in altri casi. Mi riferisco alle dimensioni, che anche e soprattutto nell'orologeria di un certo livello tendono ad ingrandirsi, offrendo un orologio, come in questo caso, dall'estetica iperclassica, che potremmo ricollegare facilmente agli anni 60, ma dal diametro appunto moderno, di 40 mm. Sia chiaro, questo esemplare in particolare non lo vedo enorme o importabile, non lo vedo padelloso, intendo dire però che siamo ben lontani da quell'eleganza che sa sparire sotto una camicia. Le dimensioni sono di appunto 40 mm di diametro, 46 circa di lug to lug, con però un apprezzabile spessore di appena 9,25, piuttosto sottile considerato il calibro automatico. Le lavorazioni della cassa, quasi inutile dirlo, sono veramente ottime. Abbiamo dei contrasti netti quanto piacevoli tra parti lucide e satinate. Sulle anse, come potete vedere, è presente una fine satinatura frontale. Stacco poi con un bisello lucido nel bordo, che va poi ad integrarsi con le parti laterali completamente lucide. Tutto attorno al vetro è presente poi una lunetta, anch'essa lucida. Mi sembra quasi scontato dirlo, ma lo trovo doveroso. Gli orologi lucidi si graffiano, anche se costano migliaia di euro come in questo caso, quindi il mio consiglio è di usarli con la massima cautela e in alcune occasioni particolari, non di certo come muletti giornalieri. Ad ore 3 troviamo la corona a pressione, veramente piccola secondo me rispetto alle proporzioni dell'orologio, un poco sottodimensionata. Data l'assenza di spallette però è comunque comoda, ma questo secondo me è uno dei risultati dell'aumento sconsiderato delle dimensioni degli orologi. Avessero ingrandito anche la corona insieme alla cassa, il risultato sarebbe stato sicuro tutt'altro che elegante.
frontalmente presenta la stella di Zenith, veramente ben curata, e il grip è buono, anche considerate le dimensioni. Peccato veramente non sia un 36-37 mm, caspita, sarebbe stato solo meglio, con meno ingombro e più eleganza. La percezione di qualità che ho avuto osservandolo e maneggiandolo dal vivo si sente. Il quadrante, ad esempio, emana una brillantezza gradevole e la cura per il dettaglio è assoluta. Il fondo, color argento chiaro, è molto lucente, con una finitura soleil appena accennata e secondo me si presta parecchio nel creare contrasti con gli altri elementi. La lavorazione di base, come vedete, presenta diverse scanalature che dividono il quadrante come in zone e gli danno profondità. All'estremità troviamo un tocco che regala eleganza, la scala delle ore stampata in numeri romani. Scendendo verso il centro abbiamo gli indici applicati, realizzati davvero con una cura maniacale, lucidi come finitura, con all'interno una striscia opaca, che a un primo sguardo può sembrare pasta luminescente, ma in realtà è una sabbiatura. L'orologio infatti non è provvisto di superluminova e quindi in questa recensione non ci sarà la prova di luminosità. La stessa finitura la troviamo sulle sfere di ore e minuti, di forma dauphin troncata, veramente ben curate e precise, senza la minima sbavatura. Ad ore 9 troviamo l'elegante secondina, un elemento secondo me molto apprezzabile, più bella della classica sfera secondi centrale. A volte un quadrante non ha bisogno di troppa dinamicità, di troppi elementi che si muovono per essere bello da vedere. Qui un elemento che si muove c'è, non è del tutto statico, ed anche pensando alla riserva di carica che riempie il quadrante, una sfera secondi centrale non l'avrei vista di buon occhio, secondo me sarebbe stato un po' confuso e affollato. L'indicazione della riserva di carica, in francese réserve de marche, è quella complicazione che sa dire in tempo reale quale sia il livello di carica del bariletto. Dal punto di vista estetico troviamo la piccola scala che si erge dalla base del quadrante come fosse applicata. Dal vivo, anche con le lenti, è veramente notevole da guardare. La piccola sfera, che indica la riserva di carica, è come se fluttuasse nel quadrante senza particolari grafiche o lavorazioni. Su altre referenze del passato, simili a questo modello che vi starò mostrando in questo momento, c'erano secondo me troppi elementi sul quadrante, scendendo un po' nel pacchiano. La piccola lancetta dei secondi, inoltre, insieme a quella della riserva di carica, presentano una finitura vagamente azzurrata, che è visibile inclinando l'orologio e esponendolo ai riflessi. Ultimo, ma non meno importante, ad ore 12 troviamo ovviamente il logo di Zenith stampato, con un font molto classico, con l'iconica e famosa stella del brand, applicata e molto brillante, un rimando chiaramente al mondo vintage e alla tradizione della Maison. Ad ore 6 troviamo anche la finestra della data, che va a completare l'orologio, in una posizione che apprezzo veramente tanto, che non va a rovinare la simmetria generale e non riempie eccessivamente il quadrante. Il vetro che sormonta l'orologio è ovviamente uno zaffiro con trattamento antiriflesso dalla bombatura appena accennata. Svolge il suo lavoro egregiamente, nulla da dire. Ma è arrivato il momento di girarlo e rifarsi gli occhi. Il fondello è a vista, come vedete, ed è fissato alla cassa con quattro vitine. Troviamo incise alcune informazioni, come la resistenza all'acqua di 50 metri, mi sembra quasi stupido dirlo, con questo orologio non dovrete farci il bagno, la referenza e il nome del modello, Captain. Ma al centro, come vedete, troviamo un altro vetro zaffiro che ci lascia ammirare il movimento. All'interno dell'orologio è incassato il calibro Zenith Elite 685, un movimento non più in produzione, anche se abbastanza simile a quelli moderni. Ecco, nella fascia di prezzo nella quale questo orologio si colloca, intorno ai 4-4500 euro, anche meno nello street price e nell'usato, secondo me questo è un signor movimento, esteticamente e concettualmente parlando. Le finiture sono bellissime, mi sembra quasi di guardare un calibro anni 60. Sotto la massa oscillante centrale scheletrata e decorata a Côte de Genève, con le sue incisioni dorate, possiamo osservare la platina e i vari ponti. Anche al centro troviamo un ottimo Côte de Genève brillante e ben curato, mentre tutto intorno abbiamo un perlage che brilla e dà un sacco di tridimensionalità. Basta guardarlo per rendersi conto che si tratta di un calibro molto più nobile rispetto alla fornitura che spesso popola anche questa fascia di prezzo. Un movimento che è nato e pensato anche per essere osservato, per essere bello e curato, esclusivo di Zenith, ottimamente realizzato e che fa alzare parecchio l'asticella dell'orologio. Gli elementi dorati come le scritte, le ruote, il bariletto o lo stesso bilanciere impreziosiscono e non di poco il tutto, da rifarsi gli occhi veramente. Questa massa oscillante carica in modo bidirezionale, la riserva di carica è di 50 ore, è presente ovviamente la ricarica manuale, il fermo macchina ed è dotato di 38 rubini. La frequenza di battito è la standard di 28.800 alternanze ora. Guardate, se devo proprio trovargli un difetto, dico che è un po' piccolo rispetto alla cassa. Ma questo è il solito problema degli orologi grandi, non è un difetto di questo movimento in particolare. Secondo me, un orologio dà il meglio di sé come armonia delle forme quando la ciambella non è così evidente e quando il movimento è grande quasi o quanto la cassa.
E si ritorna sempre qui, ai cinturini spesso insufficienti che le grandi maison continuano a proporre. Ok, questo è fuori produzione, può darsi che si sia un po' irrigidito nel corso degli anni, ma vi assicuro non è un buon cinturino per niente. La percezione che si ha è quasi plasticosa. È come se le maison ti invitassero a cambiarlo subito. Vi giuro che questa è una cosa che non tollero, soprattutto quando chiedi 5.000 euro e passa di listino. Invito chi deciderà di comprare questo orologio di sostituire il cinturino, facendo il cambio della fibbietta che è logata e molto carina, naturalmente, perché è scomodo e per nulla all'altezza dell'orologio. Dovrebbero prendere tutti ispirazione da Nomos, data la mia recensione recente. Davvero un peccato, rigido e privo di profumo. Al polso questo Zenith veste, come ho detto all'inizio, come tanti altri dress watch di lusso, moderni, elegante, proporzionato e chi lo nega sbaglia, ma non di basso profilo. Si vede, e anche parecchio, 40 mm per un dress watch secondo me sono e saranno sempre tanti. Cinturino a parte, è leggero e si appoggia comodamente al polso e il suo aspetto sul mio polso da 17 cm è bilanciato e gradevole. L'orologio è bellissimo, ma il diametro si vede, non posso nasconderlo. Conclusioni finali. Allora, senza ombra di dubbio si tratta di un orologio importante, dal brand importante, dalla qualità importante e anche dal movimento importante. Devo dire che sono veramente felice di averlo portato sul canale, ma anche il diametro però è importante e quindi su polsi come il mio, nella media, non mi sento particolarmente di consigliarlo a tutti. È una cosa soggettiva, deve piacere l'orologio grande, che sulla carta alla fine non lo è concretamente, 40 mm non sono 47, ma lo è in quanto dress watch. Per me la vera eleganza sta su altri diametri, più contenuti. Se siete però disposti ad accettare questa caratteristica passando sopra il diametro, o perché no, magari vi piacciono gli orologi con diametro importante, non posso fare altro che promuoverlo e consigliarvelo. È veramente un ottimo orologio. Purtroppo l'avrei voluto più piccolo, come ho detto tante altre volte con tanti altri orologi. Per mio gusto, probabilmente non smetterò mai di criticare le aziende che aumentano in modo spropositato, sconsiderato, il diametro degli orologi. In particolare quando si parla di dress watch, di orologi eleganti come questo, ed in particolare quando a farlo sono aziende che in passato, come Zenith, hanno definito proprio standard di eleganza e di classe con delle misure che sono ben lontane da questi 40 mm moderni che vanno tanto di moda, soprattutto in particolare nell'orologeria di un certo livello. Se notate, nell'orologeria costosa i diametri sono molto, molto ampi, non più quelli di una volta. Ragazzi, ditemi che cosa ne pensate. Lui, secondo me, è meraviglioso, è ottimamente costruito, il nome è importante, è una garanzia, ma è grande, è un 40 mm, e per me 40 mm per un dress watch sono un po' troppo. Allora, volevo ringraziare come sempre tutti i miei patrons, ragazzi gentilissimi che ogni giorno mi aiutano a portare avanti questo canale finanziandomi con una donazione su base mensile. Grazie mille e di cuore a tutti. Tra di loro ci sono anche alcune aziende che mi aiutano praticamente aderendo ad un tier di donazione un pochino più corposo rispetto a quello base, in cambio sostanzialmente di una spinta sui miei canali social. Quindi se vuoi aderire anche tu a questo genere di sponsorizzazione, dai un'occhiata al Patreon e potremo discuterne. Per tutti quelli che invece non sono ancora iscritti a questa community, ragazzi, fatelo cliccando questo link. Grazie a tutti.